padre Enzo Fortunato, a margine di questo bell'incontro, la città di Cava, ma anche la costiera amalfitana, ha risposto presente. Primo evento in Campania, ha il suo perché? Sì, è una gratitudine, anzi la gratitudine verso la Chiesa diocesana, perché sono figlio di questa Chiesa e credo che sia... che fosse giusto poter dire parto dalla mia chiesa. Dopo le due grandi presentazioni di Milano e Roma, credo che la risposta della gente mi ha confermato nell'affetto, mi ha confermato soprattutto nell'attesa, l'attesa di persone che vogliono conoscere e approfondire la figura di Francesco d'Assisi. Figura di Francesco quanto mai attuale dopo 800 anni? 800 anni e la figura direi resiste all'uso e alle intemperie. Resiste perché ha un suo messaggio forte, che è il messaggio del Vangelo. Francesco è l'uomo della buona novella, è l'alter Christus. In questo senso respira e propone tutta la sua freschezza. La Campania sarà la regione che il prossimo 4 di ottobre dovrà donare l'olio che alimenterà la lampada sulla tomba di San Francesco d'Assisi. Qual è il messaggio che Padre Enzo da campano vuole fare al suo popolo, da qui, da Cava dei Tirreni? Io direi una grande mobilitazione. Sono certo che i campani batteranno ogni record per presenza ad Assisi. Abbiamo un obiettivo, superare le 10.000 persone per onorare San Francesco, ma non è solo una questione di numeri, è anche una questione direi di qualità della vita. Più Assisi viene accolta, più la qualità migliora, più Francesco è percepito nel nostro vissuto quotidiano, più la nostra vita diventa bella. Padre Enzo, ci lasci il tuo saluto? Sì, allora quello di pace e bene. Nella lingua dei segni, cari amici.